Una coppia brindava alla felicità e alla salute del bambino che avrebbero avuto insieme. Intanto una ragazza stava progettando qualcosa e così si avvicinò al vestito che indossava la donna e lo legò al collare che usava il suo cane. Ha poi fatto correre il cane fuori dalla stanza e il cane ha finito per tirare il vestito della donna, rivelando che indossava una pancia finta. L'uomo è furioso per quanto accaduto, ma non si è accorto che la moglie lo stava ingannando con una pancia finta. Poi si recò dove il cane prese il vestito della moglie e lo riportò alla donna. La donna si infuriò per questo e allora disse all'uomo che avrebbe dovuto educare meglio il suo cane, ma lui disse che era solo un cane e che non aveva alcuna colpa. La donna ha detto che non avrebbe più tollerato che ciò accadesse poiché non era la prima volta che il cane dell'uomo faceva qualcosa del genere e che voleva che l'uomo agisse. In quel momento la ragazza rivela che la colpa di quanto accaduto era sua. L'uomo è molto triste per quello che ha detto sua figlia e ha detto che stava solo cercando di giustificare l'errore del suo cane, ma lei ha detto che lo aveva fatto per dimostrare che la donna non era incinta. La donna allora disse che era una bugia e che la ragazza era semplicemente gelosa perché stava per avere un fratello. L'uomo ha poi detto alla figlia che era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto e poi le ha detto di andare nella sua stanza. Più tardi la donna andò dall'uomo e gli disse che non doveva preoccuparsi perché presto avrebbero avuto un figlio insieme e tutto si sarebbe sistemato, ma l'uomo disse che era solo molto triste per quello che era successo. L'uomo allora disse che avrebbe voluto toccare la pancia della moglie, ma lei disse che non poteva farlo e gli aveva già detto di non farlo. Lui ha detto che aveva ragione e poi ringrazia l'uomo per aver compreso le ragioni per cui gli aveva chiesto di non farlo. Poi ha detto che avrebbe preso un altro vestito perché quello le stava già diventando troppo piccolo a causa della sua pancia e poi se ne è andata. Più tardi la ragazza stava giocando fuori casa e in quel momento la donna le si avvicinò e le chiese perché lo avesse fatto. La ragazza ha detto che non aveva fatto nulla di male e che non sapeva di cosa stesse parlando la donna. La donna ha poi detto che sperava che la ragazza non sapesse davvero cosa stava succedendo e le ha detto di andarsene da lì. Qualche tempo dopo, la donna andò dall'uomo e gli disse che non poteva più sopportare di dover cucinare per lui perché la gravidanza le disturbava davvero l'umore e che non si sentiva più a suo agio nel cucinare per lui. L'uomo allora ha detto che ci stava pensando e ha deciso che avrebbe assunto qualcuno che aiutasse la donna nelle faccende domestiche. Lei ha detto che ne era molto entusiasta e poi l'uomo le ha detto che avrebbe dovuto andare a riposarsi dato che avrebbe lavorato fino a tardi quel giorno. Poi saluta la moglie e se ne va. Quando l'uomo se ne andò, la donna prese il telefono e chiamò il suo amante. Ha detto all'altro che era sola perché suo marito era già andato a lavorare e la ragazza era andata a scuola. Poi ha detto che si stava già recando a casa della donna e lei ha detto che lo avrebbe aspettato. Qualche tempo dopo la ragazza andò nella stanza della donna. Aveva con sé una valigia e poi si è accorta che la donna non stava usando la sua pancia finta. Lei ha approfittato di questa occasione, ha preso il telefono della donna e ha chiamato suo padre. L'uomo ha risposto al telefono, ma non sembrava capire cosa stesse accadendo. La ragazza gli disse che aveva bisogno che lui ascoltasse cosa stava succedendo lì. La ragazza allora ha chiamato la madre e la donna era incuriosita dalla sua presenza in casa dato che avrebbe dovuto essere a scuola. La ragazza allora disse alla donna che aveva molta fame e voleva qualcosa da mangiare, ma la donna era furiosa e disse che la ragazza non avrebbe dovuto chiamare sua madre. Ha detto che se la ragazza avesse voluto mangiare qualcosa avrebbe dovuto prepararselo da sola. In quel momento appare un uomo che chiede cosa stesse accadendo e la donna risponde che la ragazza la disturba. L'altro uomo allora disse che la donna avrebbe dovuto mandare la ragazza nella sua stanza perché non avrebbero avuto più tempo a disposizione e la donna disse che aveva ragione. Poi disse alla ragazza che sarebbe dovuta andare nella sua stanza e che avrebbe dovuto stare molto attenta a ciò che avrebbe detto a suo padre perché avrebbe potuto pentirsene molto. Quando se ne va, l'altro uomo dice alla donna che non sopporta di stare accanto a quella ragazza. Poi le chiese se un giorno la donna lo avrebbe trattato così, ma lei disse di no perché lo amava. Poi ha detto che se fosse vero non starebbe con un altro uomo, ma lei ha detto che stava con quell'uomo solo per i suoi soldi.
Ha detto che per quanto amasse moltissimo l'altro uomo, lui non aveva soldi e che lei aveva bisogno di molti soldi ed è per questo che aveva bisogno di stare con quell'uomo. L'altro uomo ha detto che si sentiva molto triste per questo, ma le ha chiesto cosa avrebbe fatto con la ragazza. Ha detto che la ragazza stava cercando di dimostrare a suo padre che mentiva, ma che non avrebbe permesso che ciò accadesse. Ha detto che avrebbe fatto di tutto per conservare i soldi del padre della ragazza e in questo modo avrebbero potuto diventare ricchi insieme. L'altro uomo dice che è stata un'ottima idea, ma che lui ha un'idea migliore e dice che dovrebbero iniziare a baciarsi. La ragazza allora va al cellulare che aveva nascosto e chiede al padre se aveva sentito tutto quello che era successo. Lui disse di sì, poi disse alla ragazza che doveva andare nella sua stanza e non se ne andò finché non arrivò lui. Più tardi stavano uscendo dal bagno quando la donna si è accorta che l'uomo era arrivato a casa. L'altro uomo ha poi detto che lei aveva detto che l'uomo sarebbe rimasto fuori fino a tardi, ma la donna ha detto che anche lei pensava che fosse vero. Lei allora disse che aveva bisogno del suo aiuto per rimettere la pancia finta, ma in quel momento l'uomo entrò nella stanza e disse che non sapeva che lei fosse in grado di togliersi la pancia da sola. La donna quindi cerca di spiegare all'uomo e dice che non aveva capito cosa stava succedendo lì, ma lui ha detto che non aveva bisogno di preoccuparsi di cercare di spiegarglielo perché sapeva com'era veramente. L'altro uomo poi se ne va e l'uomo ha detto che se la donna fosse stata intelligente avrebbe fatto quello che stava facendo l'altro uomo. Disse poi che lui finiva per dimenticare che lei era ancora sposata con lui e quindi anche quella casa le apparteneva. Poi ha detto che non era disposto a discuterne con lei in quel momento e che avrebbero dovuto discuterne davanti a un giudice. Poi le disse che non doveva preoccuparsi perché lei avrebbe dovuto restituirgli tutti i soldi che lui aveva speso per lei durante tutti gli anni in cui erano sposati perché lui si sarebbe assicurato che lei non tenesse niente dei suoi soldi. Lei allora disse che avrebbe dovuto pensarci meglio perché non sarebbe mai più riuscito a trovare una donna come lei e l'uomo disse che sperava davvero che fosse vero. Poi le ha chiesto di andarsene, ma lei ha detto che potevano parlarne e si sarebbero capiti. Poi disse che nulla di ciò che lei poteva dirgli avrebbe spiegato ciò che aveva sentito durante la chiamata che aveva fatto. Sembrava confusa a riguardo e poi l'uomo disse che non doveva preoccuparsi perché le bastava sapere che aveva una figlia molto intelligente che gli aveva fatto capire cosa stava realmente accadendo. La donna ha detto che sapeva che la ragazza era una persona orribile, ma l'uomo ha detto che non avrebbe dovuto parlare di sua figlia in quel modo. Poi le ha detto che avrebbe dovuto andarsene e non tornare mai più, quindi lei ha detto che se ne sarebbe pentito. La ragazza è quindi entrata nella stanza e ha chiesto al padre se stava bene e l'uomo ha detto che voleva scusarsi con la figlia per non aver creduto a quello che gli aveva detto. La ragazza allora disse che non doveva preoccuparsi di questo perché si sarebbe sempre presa cura di suo padre e non avrebbe mai permesso a nessuno di fargli qualcosa di male. L'uomo ha detto che i loro ruoli erano invertiti e che era lei a prendersi cura di lui. Ha detto che è stato molto fortunato ad averla come figlia e lei ha detto che aveva imparato molto da lui. L'uomo ha poi detto che era molto felice di avere una figlia come lui e dice che la ama.